Ah, comunque, ieri io... Madonna, mi fai venire un colpo. No, no, ma è importante, scusami, non volevo. Però ieri ho detto al capo quella cosa importante che bisognava dire. A me non... Che cosa? Quella cosa di cui parlavamo ieri. Ho fatto degli avanzamenti. Io ho detto, guarda, che cosa... Sì. Ho fatto bene. No, l'ho affrontato direttamente. Oh, bello, proprio in faccia. Ho detto, guarda, che comunque Ferdinando ha ragione. Mi ha fatto notare ieri, parlando con te, che tu fai quella cosa, quella nipotismo. Nepotismo, bravo. Tu gli hai detto che io vado dicendo in giro che fa nepotismo. No, non l'ho detto che dicendo in giro. Vedrò, mettere in bocca parole che non ho detto. Ho detto che tu mi hai detto che effettivamente hai insistito e mi hai fatto notare che lui fa questa... E gli sei andato a dire proprio no, cioè hai detto che sono io che vado dicendo questa cosa. Non vai dicendo, no, Ferdinando, gli ho detto che comunque effettivamente tu mi hai fatto notare questa cosa, che lui premia persone anziché altre e quindi fai i nipoti dei nipoti. Nepotismo, quella parola che tu mi hai detto ieri. Esatto. E lui che ha risposto? Ma non lo so, io gli ho detto questa cosa e poi mi sono andato. Perché come... Tu sei andato. Vabbè, comunque lui non l'ha presa male. Infatti tu da lontano mi facevo ok. Facevo ok? Ma ha capito. Infatti lo so, dopo dicevo, a posto, facevo ok. Ok così? Ok. Così o così? Com'è il simbolo di ok? Ok. Ok. Ok così significa un'altra cosa. Ma questo è simbolo significa ok. Ok. E io facevo così, ok, vedevi il labiale. Ok. Ma così non è ok. Così significa, vedi che faccio. Ma è una minaccia, così è minaccioso. Io vedevi il labiale, dicevo ok. Ma perché non facevo così? E facevo così, da. E non lo so. Ma poi sotto gli... Tu sei troppo pignolo. Tu devi crescere, effettivamente tu sei proprio fatto per... Vedi, guarda. Tu sei fatto per crescere, forse questo mi diceva, ok, è fatto per crescere. Ah, oh, mi raccomando, se hai una promozione, ricordate di me, Ferdinando. Sì. Ok. Sai che giorno è oggi? È martedì. Martedì? Quando ne abbiamo? 21 febbraio. 2012. Bravo. 21.02.2012. Bravissimo. È palindromo. Che è? È palindromo, è una data palindroma. Che significa? Al contrario è uguale, 21.02.2012. In tutti e due versi sembra la stessa data. Hai fatto dei Maya, sì. I Maya? La fine del mondo. No, non c'entra niente con la fine del mondo, è un'altra data, no, è una combinazione particolare che questa data si legge al contrario, non ha nessun significato. È divertente, insomma. Divertente? Sì, è sfiziosa, a me piacciono i palindromi, a te piacciono i palindromi. A me non fa ridere. Divertente che fa ridere, è sfizioso. Ci sono pure delle frasi palindrome. Ah sì? Una famosa è: i topi non avevano nipoti. E chi te l'ha detto? Che cosa? Che i topi non c'avevano nipoti. Nessuno, però non è il senso della frase importante. La cosa particolare è che al contrario, i topi non avevano nipoti, si legge sempre i topi non avevano nipoti. Capito? Continua a non farmi ridere. Un'altra è: e Martina lavava l'anitra miope. L'anitra miope. L'anitra miope. Martina lavava l'anitra miope. Miope. E che significa, Ferdinando? Che significa? Ah, Luca, non significa niente. È niente. Però significa. Se lo leggi al contrario è sì, uguale. Ma come la leggi normalmente. Bellissimo. Questa è la cosa divertentissima. Bravo. Quindi anche cobra a Arbok. Perché se la leggi al contrario è cobra a Arbok. Sì, però non significa niente, cobra Arbok. Che invece Martina che c'avevi i topi, che non avevi i nipoti con l'anitra mio. Vabbè, ma so parole sensate. Arbok, che è Arbok? È una città. Arbok è una città. Ferdinando, è una città. E dove sta sta città? Ferdinando, non è. Cioè, ma tu vuoi la documentazione da me? Tu ci scemenza continuamente. I topi, Martin e i nipoti. Poi invece a me quando dicono qualcosa vai a trovare la fonte specifica. Vabbè. Non lo so, è una città, va bene. Va bene. A cobra Arbok. Bello, fatti il palindromo. Oluknaf. Ma che significa? Niente. Tu ci credi alla reincarnazione? No. Perché? Perché. Ma perché tu ci credi? No. Allora, come ho io. Ma però sarebbe bello, Insomma. Ma sarebbe bello scegliere, poter scegliere di reincarnarsi in qualcosa scelta. Cioè, nella prossima vita io voglio essere questa cosa. Sì. Cioè che tu decidi voglio essere questa cosa. Qua. Sì, così sarebbe bellissimo. Ma se tu potessi scegliere che cosa vorresti essere nella prossima vita? Ma.
Un pesce. È da voto. Come la devo? Cioè dico, un'altra volta che torni a nascere vorresti essere un pesce? Sì, cioè quest'altra volta vorrei essere un pesce. Perché sai, il pesce è nuoto, è libero. Mi piacerebbe. Tu invece? Io un uccello. Un uccello pure è bello, sì, uccello. Però l'uccello già è un animale più delicato. E se si rompe un'ala, no? L'uccello? Che fa? Cade, non vola più, che vive a fare? Perché se si rompe la pinna il pesce, che succede? Vabbè, comunque rimane nell'acqua, che è il suo elemento naturale, e poi comunque con una sola pinna può nuotare comunque. No? In circolo? Nuota in circolo? No, in circolo. Con una pinna nuota e con la coda si aiuta a cambiare. E che pesce vorresti essere tu? Ah, non lo so, un pesce qualunque, è che è importante guarda. Uno squalo? Un pesce più piccolo, piccolino. Un ciciniello. Un ciciniello, un po' più grande. Una pezzogna. Una pezzogna, che? Uno scorfano. Un cuoccio. E quello che è stato una zuppa di pesce, no? Un pesce più ricercato, più particolare. Sai, quel pesce quello là che c'ha la lampadina? C'è un pesce con un rametto con una lampadina avanti, quello è comodo perché così puoi nuotare anche di notte ti puoi muovere, è bello. Pesce minatore, non l'ho mai sentito. No, è un pesce con la lampadina. Mai sentito. E tu che uccello vorresti essere? Io un albatros. Un gabbiano? Un albatros. L'albatros non è un gabbiano? No. E che cos'è? Un albatros. Ma perché? Proprio l'albatros? Perché l'albatros, oltre ad avere un volo eccezionale, e poi l'uccello che vola sul mare. Io poi adoro il mare, quindi io... Scusa, ma se adori il mare fai il pesce pure tu, con me. Senti, io voglio fare l'uccello, voglio volare nel cielo. Poi dopo, se io voglio vado sul mare, ma voglio essere un uccello. Tu hai solito contraddizione, poi fa finire che sei infelice pure nell'altra vita, perché io volo però mi apro il mare. Fai una decisione e fai il pesce. Io lo so perché non vuoi fare il pesce. Perché io ho detto che volevo fare il pesce. Allora tu per fare un'altra cosa ho detto che vuoi fare l'uccello. Che discorso assurdo, Ferdinando, madonna mia. Vabbè, certo, insomma, se tu non avessi scelto di fare il pesce, riconosco che avrei scelto io di fare il pesce. Perché poi vorrei sapere io come pesce che fastidio ti posso dare. Ferdinando, tu sei una brava persona, sei simpatico, sei buono, sei tanto caro, allora... però ti non un difetto. Cioè? Sei presuntuoso. Ogni cosa la sai fare tu, ogni cosa ce l'hai tu, ogni cosa bella. Cioè, io già mi vedo a te che facciamo mi fai pesci tutti e due, facciamo mi fai. Andiamo a fare una nuotata? Ah già è notte, tu non vedi perché non c'è la lampadina. Boh, fai una cosa, io ho la lampadina mia, ti vieni appresso a me. E metto sta cosa, metto il bacchetto. Senti, qua posso navigare. Ci siamo persi. Qua dove siamo? Gira? Non lo so. Gira. Ci siamo persi. E metti il navigatore, così sul navigatore... Non ce l'ho il navigatore. Non c'è? No. Sul telefonino? Non ce l'ho lo smartphone. Ah, tu non c'è lo smartphone. Vabbè, usiamo il mio. Allora, Ferdinando, tutto a posto per la trasferta? Tutto a posto, tutto prenotato, ho avuto i voli, la conferma dei voli, gli alberghi, tutto bene. Benissimo, partiamo da Napoli. Partiamo da Napoli, domani mattina 6:40 il volo, dobbiamo stare un'ora prima in aeroporto. 6:40? Lo so, è presto. Presto, sì. Lo sai, dunque, però io ho dovuto prendere tutti i voli low cost, sai, per risparmiare il progetto. E quindi vabbè, facciamo sta levataccia domani mattina, però poi ci riposiamo. Vabbè, sì, tutto sommato, partiamo presto. Arriviamo alle 20:15. Alle 8:30 di sera, insomma, siamo là, sì. Partiamo alle 6:40, arriviamo alle 20:15. Sì. Ma a Londra o Buenos Aires, Ferdinando? A Londra, però facciamo qualche scalo. Qualche scalo? Facciamo. Napoli-Monaco. Monaco-Barcellona. Barcellona-Liverpool. Liverpool-Manchester United. Manchester United-Chelsea. Ma crea Champions League, Ferdinando. Che significa? Niente. Che facciamo questi scali? Viaggiamo per lavoro, così risparmiamo i costi, non graviamo sul budget. E poi il ritorno è tutto diverso, il ritorno invece no, è più. Il giro di ritorno, se ci qualifichiamo. Come ci qualifichiamo? Qual è il ritorno? Fammi sentire qual è il ritorno. Il ritorno è Londra-Dublino, Dublino-Londra, Londra-Roma, Roma-Napoli. Londra-Dublino, Dublino-Londra, poi andiamo a fare Dublino. Perché? Sempre per risparmiare i costi, ho visto che c'è una tariffa Europe Business Tour. Che costa pochissimo, costa 35 euro, penso un po', però parte da Dublino,
noi siamo a Londra, noi andiamo un attimo a Dublino, là prendiamo la tariffa low cost. Per risparmiare quanto? Risparmiamo 70 euro. 70 euro? Sì. E ci metti, Ferdinand, 70 euro. Per me e per te, però non ci facciamo sì, ci un giorno così buttato all'aria. Ma che cosa? Comunque ci metti tu. Ha senso. E poi hai pensato il fatto che eventualmente mai ci fossero ritardi fra aerei, noi facciamo. Cioè che abbiamo tutti questi aerei uno incastrato all'altro. Che sono fissi. No, di che sono fissi. Ah no. Ci ho pensato, no, sì. Ci ho pensato. E infatti ho fatto in modo che ci siano almeno 3 ore di tempo tra uno scalo e bene, quindi 6 voli, 3 ore, 18 ore aeroporto siamo. Lungo, ma non capisco, ma quello è un viaggio di lavoro, mica stai andando in viaggio di notte. Ma facci il pilota, facci il è lavoro, quindi uno si sacrifica un po', però guarda quanti soldi risparmiamo. Io non sono come quegli altri project manager, quando vanno in trasferta, scialano, alberghi di a proposito, quarto... L'albergo l'hai preso tu o l'hai preso l'azienda? Speriamo l'azienda. No, l'ho preso io. No, ma l'albergo è buono, sai che ho preso? Non ho preso, prima di tutto non è proprio a Londra. No. No, perché là costano molto. Vicino, provincia di Londra. Provincia di Londra, insomma, un attimo. Castellammare di Londra. Castellammare di Londra. Okay. Londra annunziato, non li piazza l'albergo. Ma fai il cretino, dai! È lì intorno, la stessa zona dove sta la fabbrica. Io ho visto che ci sta la fabbrica con questo albergo e una chiesa, là, sai dove sta la chiesa? Là c'è pure un albergo. E ho preso là. La fabbrica, l'albergo e la chiesa. E quello ci sta, nella campagna. Un albergo 2 stelle. Una stella a testa, si risparmia? No, 2 stelle a me e 2 stelle a te. E stiamo là. Non abbiamo preso neanche la macchina perché abbiamo un albergo proprio vicino alla fabbrica. Perché l'abbiamo costato un sacco di soldi? E questo è un sacco di soldi, ragazzi. Ah, però c'è una cosa che non ti ho detto dell'albergo. Non ha le stanze da letto, ma mi piedi. No, ce l'ha le stanze da letto. Ma solo no. Che ho preso una doppia invece di 2 singole. Perché 2 singole vanno a costare 45 euro. E invece prendendo la doppia abbiamo pagato 30 tutto e due. Cioè, tu questo odissea, dormi con te. E dormi con me. Sono 2 letti separati, fai la vita tua, la sera vuoi uscire, esci. La chiesa, la sera, la messa serale, perdi una. Questo, quando sono andato da Giuliano Catano gli ho portato tutto il prospetto della trasferta, mi ha fatto i complimenti. Ha detto tu sei proprio lo so, lo lascia stare, no, ha detto sei proprio il prefetto project manager. Hai ragione, perché io sto attento a certe cose, invece fosse un te, no, ma io ho capito adesso perché sei project manager. Li ho visti, sì, chiedevano per andare, per dove dobbiamo andare. Gli dico, difficile, cogo al volo un'occasione, un improvviso cicerone. Non credo allo specchietto retrovisore, sta accompagnando.